Buonasera amici sportivi, popolo dei dilettanti, torna Goleada, trasmissione alla quarta edizione, ormai longeva questo spazio, questo format dedicato interamente ai campionati dilettantistici della nostra provincia, prima, seconda e terza categoria ai raggi X. Cominciamo oggi questa nuova stagione con l'auspicio che sia una stagione regolare, dove si torni a giocare serenamente. Per il momento è così e sicuramente andrà tutto per il meglio. Saluto la regia questa sera curata da Gianluca Iezzoni, ringrazio l'emittente Super J che ci dà rinnovata fiducia, perché non è scontato dare spazio a un campionato che fino a Goleada, insomma, non se n'era occupato assolutamente nessuno in TV. Cominciamo stasera dalla seconda categoria, vado subito a presentare gli ospiti di oggi, che sono due giovani ma rappresentanti di una squadra molto ambiziosa. Parlo dell'Atletico Giulianova. Abbiamo qui in studio con noi il presidente Edoardo Mastrilli. Buonasera, buonasera. Benvenuto Presidente, e alla sinistra di Edoardo abbiamo il dirigente Tommaso Balducci. Buonasera Edoardo, buonasera Tommaso. Abbiamo fatto anche il servizio domenica della sfortunata per gli amici qui presenti, prima giornata, e vedremo poi tra un po', ma io voglio partire questa edizione, ma questa puntata, come faremo ogni mercoledì, con il riepilogo, con il sunto di quello che è accaduto sui campi. Quest'anno sarà più semplice perché tutti i campionati di prima, seconda e terza sono iniziati la stessa domenica, per cui c'è contemporaneità a livello di giornate. Siamo partiti con la prima giornata per tutti. Partiamo dal campionato principe, che è quello di prima categoria, girone D. Qui tutte le teramane sono state inserite nello stesso raggruppamento, molto agguerrito questo girone. Atletico Lempa in sulla Falchi 0-0, Calcio Atri Real Castelnuovo Guardiano Mano 3-2, prima sorpresa, dicevamo prima con gli ospiti qui in studio, Real Castelnuovo Guardiano Mano accreditato dei favori del pronostico. Castagneto Pronepezzano 1-1, Favale Angelese 6-0, Real Castellalto Sant'Omero 4-0, Varano Castrum 2010 5-0, ha riposato un'altra squadra molto forte di questo girone, il Torricella. La classifica possiamo guardarla, ma senza starla troppo ad elencare, chiaramente le squadre che hanno vinto sono al comando e sono tre: Favale, Sant'Omero e Calcio Atri. Andiamo adesso a seguire il primo girone, quello A di seconda categoria. Qui abbiamo alcune teramane che sono Simponteomano, Lions Villa e Colle Atterrato. Forconia Simponteomano 2-2, Lions Villa parte bene 3-1 su Capitignano, Marruci Vestina San Demetrio 2-6, Montereale Pianola 3-0, Preturo Atletico Amiternum 3-1, Scoppito Colle Atterrato 1-1, quindi due pareggi e una vittoria per le squadre teramane presenti in questo girone A misto con le aquilane. Possiamo andare al secondo girone di seconda categoria, che è quello D. Qui abbiamo altre teramane che sono Bisenti, Castilenti e Valle Delfino. Cappelle Bisenti 1-3, Cepagatti Torrecalcio 3-0, Citerio San Valentino Castilenti 3-1, Lettese Cellino 3-3, Picciano Villanova 1-2, Vis-Cerratina Valle Delfino 0-0. Qui in chiaroscuro perché c'è la vittoria esterna del Bisenti, pareggio in rimonta del Cellino che perdeva 3-0, a Letto Manoppello è riuscito a rimontare, ci arrivano notizie molto importanti per questo recupero del Cellino, e poi c'è anche il pareggio della Valle Delfino e la sconfitta purtroppo del Castilenti. Andiamo adesso al girone E, che è invece pieno zeppo di squadre teramane, e il girone anche dell'Atletico Giulianova, che come abbiamo detto parte con una sconfitta contro il Colonia 1-0, vedremo tra breve il servizio. Campi Teramo Stazione 1-0, Casemolino Santa Croce 0-0, Gagarin contro Guerra 0-1, e avremo nella seconda parte il collegamento telefonico con mister del controguerra Piero Marietti. Paterno Tofo Cortino 1-1 e Roseto Sporting Martinsicuro ancora 1-1, ha riposato qui la San Nicolese. Pochissimi gol, poi commenteremo con i nostri ospiti il motivo di questi tutti under nelle partite di seconda E.
Terza categoria Teramo, unico girone per le teramane, prima giornata, Dedico Teramo Tossicia 4-0. Diamo un bentornato al Tossicia che torna, insomma, dopo qualche anno di inattività. Adranus Castelli 5-0, Real Pineto Virtus Castelnuovo 1-1, Rocca Santa Maria Poggese 3-0, Santo 89 Frondarola 3-2, Atletic Tortoreto Bellante 2-0, Cerchiara i Mucianesi 5-2, rinviata all'8 dicembre se non mi sbaglio, Cermignano Nuova Toranese. Questo era il quadro completo, riepilogo di quello che è successo sui campi domenica, ma adesso abbiamo qui il presidente e dirigente dei giallorossi. Dicevamo prima, ormai seconda squadra Giulianova, lo possiamo dire, perché una insomma è sparita e quindi siete rimasti non voi. È proprio sparita, no? È andata, insomma, è andata da altre parti, diciamo così. Innanzitutto complimenti per la seconda categoria, avete disputato la prima giornata dopo tanta attesa, era un anno e mezzo circa che aspettavate questo momento, tanto atteso, c'era tanta gente al campo e non era scontato vista la contemporaneità con la partita del Giulianova casalinga. Avete disputato anche una grossa gara, avete allestito un'ottima squadra, ecco l'unico neo che non è una virgola è il risultato, però avete tante giornate per recuperare. Presidente. Il risultato non è così fondamentale e noi non ci sentiamo nemmeno così favoriti per questo campionato come dicono, perché se in giro sento sempre dire la squadra, sì, una buona squadra. Anche il commento post partita del mister del... che non ho sentito in realtà. Sì, parlava di voi tra le squadre. Però comunque in giro si dice di noi che siamo chissà... Secondo me non è assolutamente vero, anche perché va riconosciuto il valore anche delle altre squadre. E soprattutto, diciamo, noi cerchiamo di organizzarci al meglio per quello che possiamo e ci andiamo comunque a scontrare con società oramai consolidate da anni, ben organizzate, e comunque che hanno, diciamo, anche un minimo di budget per allestire quella rosa. Noi cerchiamo di fare tutto quanto, diciamo, tra di noi e di conseguenza, secondo me, quest'anno non saremmo i favoriti. Perché quindi subito iniziamo a gettare un po' di acqua su... No, vogliamo fare sicuramente un bel campionato, ma penso tutti. Cioè, chi è che la domenica non va in campo per fare 3 punti? Perché se no è uno che si allena a fare tutta la settimana. Però secondo me è giusto gettare un po' di acqua sul fuoco, sì, sugli entusiasmi e sulle ambizioni. Tommaso, sei d'accordo? Sì, io mi associo al presidente. Sicuramente vogliamo fare bene, però l'obiettivo principale è comunque rimane sempre il fatto di divertirsi, giocare bene e fare più risultati possibili. La squadra è forte, la squadra ha buoni nomi, ha buone individualità. Adesso c'è il press, ha fatto un'ottima campagna acquisti, dobbiamo semplicemente assemblare meglio gli acquisti e sicuramente verranno i risultati. Allora, vogliamo andarci a vedere subito il servizio di quello che è successo domenica al Castrum di Giulianova, si affrontavano Atletico Giulianova e Cologna, questo è il servizio della gara. Si torna finalmente sui campi, comincia il campionato di seconda categoria Girone con il derby Atletico Giulianova-Cologna. Per i giallorossi locali è la prima partita in assoluto in questa categoria dopo il salto avvenuto ormai un anno e mezzo fa. Andiamo in cronaca con un retropassaggio sbagliato. C'è un'opportunità al secondo minuto per il numero 9 ospite Corso, bravissimo in uscita bassa a chiudere De Simone. Al quinto bellissima punizione di Di Paolo, risposta super di Elia Giampaolo. Non vuole essere da meno il capitano del Cologna Marinozzi, 2 minuti più tardi che stampa la sua conclusione sull'incrocio dei pali. Parata che merita il rallenti questa di Giampaolo su Bidetta, bravissimo e decisivo il portiere del Cologna, illumina Bontal, 14° per Carusi che sciupa tutto da ottima posizione. Siamo al 24° minuto e assistiamo alla cavalcata bellissima di Barbieri che salta con velocità e tecnica 3 avversari, poi mette al centro un bellissimo traversone per la corrente Bontà, non trova di poco la porta, sarebbe stato un gol da cineteca. Si chiude il primo tempo ben giocato dai padroni di casa,
sul punteggio di 0-0. La ripresa inizia con un Cologna più vivo, con azioni ben orchestrate da Capitan Marinozzi. Al sesto è Scialari che ci prova con un destro velenoso, ma la ripartenza fulminea al nono minuto. Vede Di Berardino servire in profondità, Bontà che si ritrova a tu per tu con Giampaolo che ancora una volta lo ipnotizza. I padroni di casa spingono sull'acceleratore, ancora con Bontà dalla corsia di sinistra, cross al centro, raccolto da Di Paolo, blocca in presa Giampaolo. Timide proteste dei locali per un presunto atterramento ai danni di Bontà, che da queste immagini sembra trascinare la gamba. Minuto 26, frittata difensiva dell'Atletico Giulianova, ne approfitta il numero 18 Sperandio, il più giovane in campo, che non perdona De Simone, sblocca la sfida, vantaggio del Cologna, regalo dei giuliesi e Cologna in vantaggio. Atletico Giulianova non ci sta e con Emili prova subito la via del pari, poi ancora un ottimo intervento difensivo di Scialari, uno dei migliori in campo, che ferma Emili e Bidetta. Assalti finali, Bontà per Braca, tiro a giro, ancora una volta Scialari sulla traiettoria, devia. 10 al termine, grande discesa di Emili per Bontà, respinge in qualche modo Bianchini per il direttore di gara, lo fa aiutandosi con il braccio e decreta il calcio di rigore. Da queste immagini non capiamo se effettivamente la sfera abbia colpito il braccio, ma Bontà spreca tutto calciando un piattone alto. Sfortunato l'Atletico Giulianova, che meriterebbe quantomeno il pari. Anche gli ultimissimi tentativi di Braca ed Emili non vanno a segno e così il Cologna riesce ad espugnare il Castrum di Giulianova. Atletico Giulianova 0, Castrum 1. Mister Pierantozzi, si ricomincia dopo tanto tempo e già questa è una grandissima notizia. Partite con una vittoria, quindi ricominciate dove avevate finito, con una bellissima compattezza di squadra in un campo che non era assolutamente facile oggi. Sì, finalmente siamo ripartiti, come hai detto tu Angelo, dopo un anno e mezzo è dura perché si sono persi i ritmi, si sono perse tante abitudini e riportarle tutte le sere al campo non è facile. Abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra detta da tutti che era, diciamo, una delle candidate per vincere il campionato. Noi siamo ripartiti, diciamo, un po' la spicciolata con poche persone all'inizio, adesso stiamo mettendo dentro qualcos'altro. Oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, l'importante è quello, i ragazzi hanno dato tutto e dobbiamo darlo tutte le domeniche, ci toglieremo, spero, delle soddisfazioni, perché se lo meritano, sono ragazzi bravissimi. Probabilmente oggi anche l'esperienza e il fatto di aver giocato già questo campionato vi ha aiutato, perché siete stati compatti, avete sofferto quando c'era da soffrire e poi al momento giusto avete colpito. Sì, infatti la seconda è un campionato, diciamo, particolare, non si gioca tantissimo, noi proviamo ogni tanto a giocare palla per terra, però ci sono tanti piccoli fattori che indirizzano la partita. Diciamo, la compattezza di squadra è una cosa fondamentale, come è fondamentale l'aiutarsi tra i giocatori, e io quello che dico sempre in queste categorie, ma anche in quelle superiori, ci vuole gruppo, ci vuole unità di gruppo e bisogna aiutarsi tutti uno con l'altro. Eccoci col presidente della squadra locale dell'Atletico Giulianova, Edoardo Mastrilli. Innanzitutto, prima partita finalmente in seconda categoria, qua oggi c'era tantissima gente a vedervi in un derby perché vi divide soltanto il fiume, col Cologna molto sentito. Partita bella, avete avuto le vostre occasioni, il risultato alla fine non vi premia. Sicuramente ci fa piacere la presenza del pubblico, siamo felici di aver disputato questa partita che attendevamo da parecchio tempo. Sicuramente il risultato è la cosa che ci piace di meno, ma il risultato è il frutto della prestazione. Sicuramente tanti meriti vanno al loro portiere e ci sono sicuramente alcuni nostri demeriti. Noi non lavoriamo sicuramente esclusivamente per il risultato. Io ci tengo sempre a ringraziare tutti i ragazzi che vengono sempre al campo, mettono a disposizione il loro tempo e il loro impegno, tutte le persone che ci sostengono, gli sponsor. E niente, noi quest'anno sicuramente abbiamo intenzione di fare un campionato, un bel campionato. E che dire, siamo partiti col piede sbagliato e abbiamo tutta la stagione per fare meglio. Probabilmente anche la maggiore esperienza del Cologna nel campionato di seconda. Voi siete una squadra molto, molto rinnovata rispetto alla terza categoria. Magari avete bisogno di qualche giornata per collaudare un po' i meccanismi.
Io non la penso proprio così, secondo me non è una questione di esperienza, sicuramente un po' di esperienza la paghiamo per la questione dell'età, ma questo a noi ci fa solamente che piacere, essere una rosa giovanissima, tutti i ragazzi dall'inizio alla fine, dalla società fino in tutti i ruoli, dal preparatore al mister, ai giocatori, e questo a noi ci fa solo che piacere. Sicuramente pecchiamo un po' dal punto di vista dell'esperienza, ma questo non sarà un problema. Oggi andrà così e questo ci farà bene solo per le prossime partite. Eccoci qua, di nuovo in studio. Non è girata domenica, non è girata la vostra parte, la ruota, un po' il portiere loro ha fatto gli straordinari, un po' poca lucidità sotto porta e un po' loro hanno capitalizzato, non dico l'unica, ma veramente ne hanno avuto pochissime di occasioni per fare gol. Comunque hanno fatto una partita dignitosa, il Colonia comunque non ha rubato niente, però è chiaro che se c'era una squadra che ha espresso un gioco migliore, quella siete stati voi. Questo penso che tutti quelli che hanno visto il servizio lo possono assolutamente dire. Presidente Tommaso, cosa insomma è emerso da questi primi 90 minuti di campionato, rivedendo il servizio così a freddo, perché a caldo poi... Allora, a freddo sembra meglio di quello che in realtà uno pensava. Poi la partita tu l'hai commentata benissimo, il commento quello è... Io ho notato che le uniche volte che noi soffriamo è su dei nostri errori. E su questo ci sta da lavorare. Io pensavo che atleticamente stessimo un pochino meglio, anche su questo ci lavoreremo, il resto quelli siamo e così giochiamo. Si può migliorare quando sicuramente. Riguarda l'area tecnica c'è continuità, l'allenatore è lo stesso che aveva. Montini, se non mi sbaglio. Sì. È lo stesso allenatore che aveva condotto poi a vincere il campionato di terza. Chiaro, sono tanti ragazzi nuovi, poi sono anche un paio di episodi che magari ci commentiamo così per il gusto di rivedere, di analizzare insieme, che sono i due rigori, uno dato e uno non dato. Qui anche tanti bei gesti tecnici, punizioni da una parte e dall'altra che raramente si vedono in queste categorie. Quindi la partita è stata comunque ben giocata, con buone trame, buone azioni offensive. Che poi secondo me ci dobbiamo abituare a vederle sempre più spesso, questi gesti tecnici in queste categorie, perché negli anni secondo me c'è un trend che sta portando sempre più giocatori, comunque bravi, ad avvicinarsi a queste categorie. Mentre prima erano categorie, diciamo, quasi di un livello amatoriale, adesso negli anni ecco, stanno questo diventando... è il primo episodio un po' che il presidente voleva rivedere assieme. Bontà che fa una delle sue solite giocate, sguscia in mezzo a due. Io in cronaca ho detto, mi sembra che si trascina un po', però presidente più per il rigore, Tommaso. Ma per me il rigore è netto. Guarda, io non ero presente alla partita per problemi lavorativi, però vedendo le immagini mi sembra rigore. Poi si poteva anche dare. Però sono quelle situazioni insomma che l'arbitro decide. Era vicino. A proposito, come mai l'arbitro non ha cambiato, non si è maglietta? Perché è veramente dello stesso colore del Colonia. Abbiamo perso perché erano 12 contro 11. No, in effetti è stato quantomeno originale la scelta di non mettersi una casacca. No, lui dice che lui da regolamento non deve indossare nessuna casacca, io giustamente il regolamento non lo conosco. Però si confondeva un pochino, diciamo così. E poi c'è anche l'altro episodio, eccolo qui, grazie Gianluca. Traversone, Bontà la chiude di sinistra e c'è questo, è impossibile qui io capire qui, io sono sincero, forse la tocca prima di petto e poi va a finire sul braccio, no, non però. Ti so dire che questo probabilmente non avendo dato il primo rigore ha dato questo dire là. Che questo è il rigore io non me la sento poi l'ha dato. Io ripeto, non ci stavo, però vedendo le immagini poi non riesco a capire più di tanto, però sicuramente sarà come hai detto tu, cioè non ha dato il primo, avrà dato il secondo e poi abbia andata male. E però poi i rigori si possono anche sbagliare. Sì, sbagliano, non si azzecca. Quindi non è andata, non era giornata, non era domenica. E nonostante le tante occasioni e questa clamorosa sul calcio di rigore, la partita l'hanno conquistata gli amici del Colonia. Prima della pausa andiamoci a vedere quello che è successo, come abbiamo velocemente visto prima, in tutta la prima categoria. Dicevamo punteggi bassissimi in termini di segnature, questo chissà, ancora bisogna rodare gli attacchi oppure le difese sono partite meglio rispetto
al reparto offensivo. Soltanto due partite sono andate in doppia cifra, 1-1 tra Paternò Tofa e Cortina, Roseto e Martinsicuro, le altre o 0 o un gol. Quindi è strano, per il campionato di seconda categoria è molto molto strano. Non so se può dipendere da una lunga inattività, perché ricordiamo sono squadre ferme da un anno e mezzo. Qua l'ultima partita si è giocata a maggio 2019, esatto, maggio 2019. Ma manco, noi giocavamo, se non mi sbaglio, a aprile. Ma forse era pure marzo. Quindi marzo. Il 20 marzo. Bisogna ritrovare la confidenza con il gol. Per il resto, vittoria del Campi su Teramo Stazione. Campi comunque se ne parla bene del Campi. Noi ci abbiamo giocato contro in coppa e devo dire che abbiamo fatto uno pari sul loro campo, che per noi è un campo difficilissimo, ma al contrario noi lì abbiamo avuto due occasioni da gol, ne abbiamo fatto uno, loro ne hanno avute tante e hanno fatto un po' la partita vostra di campionato al contrario. Esatto. Abbiamo perso sempre gol sul rigore per loro questa volta, però comunque sì, secondo me è una squadra molto valida, magari in alcuni aspetti un po', però comunque una buona squadra. Potrebbe fare bene, la vedi bene. C'era il pareggio del Santa Croce esterno, eccolo qui, in casa del Casemolino, poi la vittoria del Controguerra, adesso poi ci dirà mister Marietti comandata, vittoria di rigore è stata... Che no. Secondo me comunque è una di quelle squadre... Ecco, a proposito, ecco, mettiamo un po' di pressione agli altri, togliamocela di dosso. Ma è vero, perché poi il mister è bravissimo e lui sa... Poi. Da un giocatore sa tirare fuori il massimo, se può dare il 100 lui tira fuori il 110%, il mister è veramente, complimenti. Poi c'è il Martinsicuro che è stato già vostro compagno di girone a testi punti in terza, che ha iniziato lì con un pareggio esterno in quel di Roseto. Anche il Martinsicuro non li conosco ma mi hanno detto bene. E comunque di tutte le squadre, se i risultati sono così vuol dire che equilibrio. Le squadre sono equilibrio. Almeno per questo inizio, cioè... sicuramente è un torneo equilibratissimo. Ecco, perché comunque lo stesso Roseto, non le conosco tutte, però lo stesso Roseto è una squadra attrezzata di categoria, una squadra che tantissimi anni che fa questo girone. Sono squadre che tutte, che se non scendi in campo per vincere, non vince. La puoi perdere, la puoi perdere benissimo. E spero ci esca un bellissimo campionato, che alla fine quella è la cosa più divertente. Tommaso, vedendo questi risultati, cosa ti balza maggiormente? Sicuramente sarà un campionato difficile. A noi piace di sicuramente, comunque ci fa impazzire. Il fatto che ci sono stati pochi gol, comunque a noi ci dà pure più stimoli, perché vogliamo fare bene e vogliamo... Comunque sarà un campionato difficile, però... Il fatto che sia un girone di sole teramane, questo immagino che sia una bella notizia. Sicuramente. A volte negli ultimi anni, anche vedete, le vostre colleghe sono finite in gironi o pescaresi o aquilani, quindi c'era anche questa eventualità. Ci sono state sempre delle polemiche riguardo questo, però... Esattamente. Purtroppo, ma pure per la federazione non è facile fare dei gironi e qualcuno rimane sempre, fra virgolette, un po' penalizzato perché deve fare delle trasferte più lunghe, però da quest'anno ci hanno confermato loro la presentazione che per chi sta inserito in un girone magari a livello di distanze più lontane ci sono direttamente dei rimborsi. Ok, che quindi compensano rispetto alle distanze. L'ultima polemica, adesso non seguiamo direttamente la promozione, ma nelle ultime ore c'è questo problema grosso che riguarda la mancanza di assistenti. E voi nei vostri campionati non ci sono assistenti di gara, quindi i segnaline, ma in promozione scarseggiano e quindi è emersa questa problematica e si è proposto di far giocare almeno uno dei tre gironi di promozione a turno il sabato per avere così la possibilità, e questo sta mettendo un pochino in crisi le squadre che hanno calciatori che sabato non possono giocare, oppure l'altra ipotesi della federazione è di giocare senza assistenti, che sarebbe una rivoluzione per la promozione. Questa ancora più problematico, perché uno non vedeva l'ora di arrivare in promozione finalmente per avere gli assistenti di linea, e giocare senza sembra quasi di non essere andati a giocare in una categoria superiore. Quindi staremo a vedere anche quello che
riguarda un po' anche indirettamente i campionati dilettantisti. Chiaro è che si viene da un periodo di emergenza, quindi spiegavano dalla federazione che 2 anni di assenza, anche di corsi per preparare arbitri, segnaline, poi dopo lasciano per forza di cose degli strascichi. Esatto. Sicuramente però è fondamentale il guardalinee. Per l'arbitro ti dico io che secondo me è quasi impossibile stare dietro a tutti i fuorigiochi. Esatto. E giustamente va anche capito che lui è lì da solo in mezzo al campo e può sbagliare. Quello di domenica da Valenzi è stato abbastanza bravo, cioè in linea di massima, ha condotto la partita in maniera, secondo me non ha favorito né l'una né l'altra, ha fatto un arbitraggio che poi mi sa che c'è arbitro pure a Cambly. È lo stesso che c'è arbitro a Cambly. A Cambly ci ha fischiato 15 fuorigiochi. Cioè non abbiamo fatto un'azione, era sempre fuori gioco. Magari ci stavano tutti, però giustamente va capito, cioè lui è lì da solo. Diventa un terno all'otto, esattamente. Allora, ci fermiamo per qualche istante di pausa, poi ci ritroviamo con la seconda parte di Goleada. Abbiamo detto il collegamento telefonico con mister Marietti, ancora altre domande e curiosità con gli ospiti e poi Goleadina finale. Ripartiamo con il concorso pronostici dedicato ai campionati dilettantistici. A tra pochissimo. Di nuovo dagli studi Super J di Colle Atterrato per la prima puntata di Goleada questa sera in compagnia degli amici dell'Atletico Giuliano. Abbiamo visto il servizio della loro partita interna, prima giornata di campionato contro il Cologna, abbiamo visto il riepilogo di tutti i campionati. Adesso chiudiamo il discorso che riguarda la prima categoria Girone D con l'intervento telefonico del mister del controguerra Piero Marietti, con il quale parleremo della vittoria esterna. Dicevamo con gli ospiti, sono primi in classifica, comunque sono poche squadre, 2-3 squadre hanno vinto, quindi controguerra comanda la classifica. Eccolo qui, vedo collegato in linea mister Marietti. Buonasera mister. Buonasera Angelo, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Buonasera. Buonasera mister Marietti, complimenti per la prima vittoria di campionato, dicevano gli ospiti. Grazie. Guardate tutti dall'alto verso il basso. Faccio una battuta. Dai, non esageriamo, è la prima di campionato poi. Sì, diciamo che la parte più bella è stata tornare in campo dopo quasi un anno e mezzo, che è stata dura. Speriamo di proseguire sia noi con le nostre partite nel fare risultati, ma soprattutto continuare il campionato. Sì, com'è andato l'avvicinamento all'inizio del campionato, questo periodo di attesa, di preparazione, anche di ritorno alle competizioni, e poi due parole sulla gara di domenica? Guarda, ti dico subito, io credo che le difficoltà ci abbiamo avute tutte, perché stare fermi un anno e mezzo, ricominciare, tanti problemi muscolari, tante persone che hanno smesso perché con l'età, stando un anno e mezzo fermi, è stato un po' un massacro per tutti, diciamo. Noi siamo stati fortunati nella non ripartenza del Corroboli, che ci ha portato un po' di giocatori, altrimenti all'inizio, visto che in tanti avevano smesso, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel rifare la squadra. Però dopo il buon lavoro del nostro DS Marino Trabucco e il fatto che il Corroboli non sia ripartito, ci è stato d'aiuto. Esatto, ma quello infatti è chiaro che poi si va anche a sfruttare queste situazioni qui per forza di cose. Un po' qualcosa di simile è avvenuto anche con l'Annunziata e con l'Atletico Giulianova, con gli amici qui presenti in studio. Domenica vittoria di Teramo, mister, agevole oppure che nascondeva delle insidie? Guarda, la partita di domenica la temevo molto, perché conosco il Gagarin, è una squadra che probabilmente ha un po' di carenze tecniche, però è una squadra che mette il cuore sul campo, è una squadra che non si arrende mai, è una squadra che lotta fino alla fine. Tutto ciò però ci ha portato un po' di difficoltà nel portare a casa la partita, anche se nel primo tempo abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo avuto 3-4 occasioni limpide. Poi sai come, quando non butti la palla dentro c'è sempre il rischio che possa succedere, accadere qualcosa di diverso. Però abbiamo fatto una buona gara, alla fine abbiamo giocato bene, sono contento per questo. Gli amici qui dell'Atletico Giulianova come li vedi mister? Voi siete stati anche rivali in terza, quindi vi conoscete reciprocamente.
Io ho sempre detto, l'ho detto, lo ridico oggi, che per me il Giulianova, l'Atletico Giulianova è la squadra più forte del campionato. Parlando agli scongiuri, non lo so, ma li vedo i migliori in assoluto. Anche perché era già una buona squadra l'anno scorso, poi quest'anno insomma si è un po' rinforzata, visto il problema della fusione che c'è stata tra Nereto e l'Annunziata. Diciamo che per me resta la favorita, era e resta la favorita. Risposta del presidente. Arriviamo ultimi così, se continuiamo così ultimi. Ma vabbè, dai, è la prima partita. Nella Ah, prima sì. sono stati sfortunati, mister, hai Beh, visto ho visto le il servizio? immagini, hanno creato molto. Poi purtroppo è quello che dicevo prima, se non metti la palla dentro, una piccola distrazione poi da parte tua ti può punire. Sì, abbiamo visto un po' tutti i risultati, pochissimi gol sono stati nella prima giornata, partite tutte bloccate, grande equilibrio. Con un anno e mezzo a stare fermi, probabilmente ci siamo dimenticati di andare in porta. Vabbè, a parte questo, vabbè, questo testimonia che è un campionato sicuramente molto tosto e equilibrato, perché ci sono tutte squadre attrezzate. Ogni domenica è una partita a sé, quindi va presa sempre con le dovute maniere per portare a termine il risultato. Come ho detto, ci sono tante squadre buone, quindi non ci aspettiamo la goleata oppure chissà cosa. Però o vincere 1-0 o 6-0 sono sempre 3 punti. Certo. Ultima cosa, mister, ultima cosa nel ringraziarti per questo intervento. Un nome l'hai fatto, Federico Giulianova, chi vedi ben attrezzato in questo torneo? E poi mi devi dire Sono. l'ultima cosa, anche il vostro obiettivo. Secondo me è un'altra squadra che è attrezzata, ce ne sono tante, però vedo il Campli, mamma mia, il Paterno Tofo, sono squadre che sono state costruite per fare bene, però dopo il rettangolo è quello che dà la risposta. Intanto domenica gioco il Campli, che è un'altra partitaccia, speriamo di fare bene, ma sarà dura. Il nostro compito è quello di poter vivere la giornata, fare bene, poi a mano che andiamo avanti vedremo dove possiamo arrivare. Sappiamo che mister Marietti, abbiamo detto anche con gli ospiti, tira fuori il meglio. Insomma, se ha una squadra da 7, farà una stagione da 8, questo lo sappiamo. Sì, speriamo, dai, Di io solito è così. ce la metto tutta, quindi ho dato sempre l'anima sul campo, ci metto il cuore e tanta passione. Poi è sempre il rettangolo che dà le risposte. Grazie mister, Ma di che? l'appuntamento con te qui in studio Va bene. prossimamente. Ok, grazie, un saluto e un grosso abbraccio agli amici dell'Atletico Giulianova. Ciao. Ciao mister. Grazie, Ciao, grazie mister Marietti, arrivederci, buona serata, buona arrivederci. serata. Abbiamo un po' detto, secondo il mister, ecco, oltre a queste squadre nuove, lui vede, ecco, questo Campli, che è una squadra comunque di categoria, anche Paterno Tofo, che sono squadre molto, molto esperte, Il Paterno molto. Tofo mi sa che proprio quest'anno fa 40 anni. Sì, ci tiene tanto a festeggiare, comunque a ben figurare in questa annata così importante del 40° della sua attività. Gianluca, andiamoci a vedere anche i campionati di seconda categoria, perché oggi stasera, scusa, quelli che non abbiamo toccato, cioè di prima D e anche gli altri di seconda, ma partiamo dalla prima D, che è un campionato importante. E voglio dire qualcosa insieme agli amici ospiti. Qui c'è stata no debacle, la sconfitta esterna in una gara difficile del Guardiavo Mano a Castelnuovo. C'è stata la vittoria roboante del Favale. E poi tra le squadre, insomma, più segnalate un po' alla vigilia, c'è qualche problema con la grafica, però, perché credo. Santomero ha vinto, c'è da aggiustare un po' qualche risultato, perché Aderico Lempa 0-0, Castagneto Nepezzano è corretto, invece sul Real Castellalto Santomero e Varano Castrum 1-1 è finita, e Santomero invece ha vinto 2-0. Qui, oltre al Guardiano Mano, c'è questo Calcio Atri che è partito subito bene, anche lo stesso Santomero, Favale è una squadra. Favale è una squadra Abbiamo molto parlato anche fortissima. con il direttore sportivo Paolini in una delle ultime puntate della trasmissione estiva al Pallone sotto l'ombrellone. L'ultimo colpo è stato di Jonathan Nepa, un calciatore che aveva militato in eccellenza fino a poco prima. Quindi
Chiaro, adesso la prima giornata, un po' come è successo a voi, può accadere di tutto, però... Se non mi sbaglio, mi sa che il guardiano è partito in 10 con un rigore contro. Sì, si è messa subito male la partita, quindi comunque è un po' come il Milan ieri sera, io da rossonero. A volte perdi, ma fai grandi prestazioni lo stesso, quindi assolutamente... Ci riserviamo di giudicare un po' anche nelle prossime giornate. Per quanto riguarda gli altri gironi di seconda categoria, velocemente, abbiamo visto prima qui, in questo raggruppamento qui, domenica prossima subito ci sarà la sfida teramana tra Sim Pontevomano e Lions Villa, che sono due squadre, adesso gli amici di queste squadre faranno gli scongiuri, ma... Se ne parla un gran bene, sia della Sim sia del Lions Villa, che è partita subito forte con una bella vittoria. Poi con il Lions ci giochiamo in Coppa il mercoledì, prossimo di mercoledì. Avrete modo subito di testare con mano la forza e la consistenza di questa squadra. E di solito le teramane nel girone aquilano, insomma, vanno incontro a difficoltà, ma fanno bene, insomma. Ce la giochiamo bene contro le squadre aquilane. Invece qualche problemino in più nel girone misto Teramano-Pescarese, che poi riguarda le squadre della Vallata del Fino, con la bella vittoria esterna del Bisenti, col passo falso del Castidente e, come dicevo prima, la bella rimonta 3-3 del Cellino con la Lettese, il pareggio anche della Valle del Fino. Qui le quattro squadre della Vallata, insomma, per voi comunque sarebbero state trasferte proibitive arrivare fino a Castilenti o a Bisenti, insomma, quindi la federazione ha ben pensato di inserirle nel raggruppamento pescarese. La terza categoria invece è tutta teramana, il campionato che avete vinto nell'ultima edizione assieme al Martinsicuro, e qui insomma ci sono tanti scenari molto molto aperti. Le prime due vittorie riguardano squadre Atletico Teramo e Adranus, dalla campagna acquisti che hanno fatto, insomma, sembrerebbero essere molto molto forti. Anche l'Atletico Tortoreto è una squadra importante, aveva anche delle assenze, è riuscita comunque a fare una bella vittoria, e il Cerchiara, insomma, è una squadra che storicamente sa come far bene. Sono curioso di vedere anche la Nuova Toranese, che non ha disputato la prima partita. Voi molte le conoscete direttamente di queste squadre, sì, sì. Quindi poi un anno e mezzo, la cosa che ho notato, voi siete un'eccezione, ma in questo anno e mezzo di pausa molte delle squadre riprendono quasi con la rosa più o meno simile. Ma noi, poi qualche innesto, però il grosso. Abbiamo preso 5-6 ragazzi che comunque sono nostri amici, e comunque oggi giochiamo insieme ai calciotti o così, che hanno avuto il piacere di iniziare quest'anno con noi, e noi ovviamente ci ha fatto piacere, ma la rosa si sono uniti al gruppo siamo storico. Gli stessi siamo, poi bene o male, cioè, comunque queste categorie non è che ti metti a rifare una squadra da capo, cioè come fai? No, ma anche perché rispetto all'ultima, che non si è giocata per nulla, non c'era motivo di cambiare, insomma, si è fermato proprio il tempo a 12 mesi fa e si è ripartiti così come si era. Anzi, a noi purtroppo ci saluta Nicolo Iaconi, che mo va a lavorare in Germania, e questa sarà una grossa perdita per noi. Quindi è stata l'unica presenza di questo anno, insomma, era in... No, non ha giocato. Indistinta, ma non, sì, non è riuscito a giocare, quindi faceva parte del vostro gruppo. Sì, sì. Una presenza assolutamente importante, un giocatore poi anche esperto e... Ma in generale come... nel gruppo uno di quelli fondamentali, quindi sono assenze doppie quelle, no? In campo, ma soprattutto fuori dal campo in queste categorie. Sì, grazie Gianluca, ecco, abbiamo ristabilito la corretta grafica della prima D. E qui domenica poi c'è subito il derby Pronepezzano-Varano, probabilmente andremo con le telecamere a riprendere questo derby sentitissimo, e vedremo Santomero-Favale, subito uno scontro che ci dirà la verità probabilmente sulle ambizioni del Favale.
E quindi si scopriranno un po' di carte, anche questo Castrum Calcio Adi, il derby della bassa provincia. E poi sono curioso di vedere il Torricella. Voi ambite, sognate di arrivare, insomma, in prima o già la seconda? Sicuramente. Al di là di quello che è questo campionato e la vostra squadra in generale. negli anni. Fra cioè, 3, la progettualità anni, sì. Cioè quella di... Non quest'anno perché è impossibile. Abbottonatissimo. Ce la tirano tutti. Sei venuto dai. Proprio abbottonatissimo. Ma che sei matto? No, tutti... Ma veramente... Bisogna fare cose... Ma non siamo... Ma come si fa una volta? Io non capisco come tutti quanti ci danno per favoriti. Ma cosa che non è assolutamente vera, cioè... Che siamo... Il tempo, ci vuole il tempo, ci dirà. Noi siamo una banda. Ci divertiamo sicuramente, siamo sicuramente forti. No, ditemi questo, prima di andare poi nella parte conclusiva dove andremo, ci divertiremo anche con la goleadina. Voi siete nati, ecco, da un gruppo di amici, come si fa tante volte col dilettantismo. Questo passaggio da squadra amatoriale o poco più, insomma, dove un gruppo di amici si diverte, a squadra un po' più seria, con un po' più ambizioni, cosa ha comportato? Cioè, è stato naturale, un passaggio naturale? Il discorso è che questo passaggio non c'è stato. Cioè sì, sono venuti un po' di ragazzi che obiettivamente non facevano parte proprio della nostra cerchia di amici stretti che usciamo la sera. Un po' più calciatori. Ah no, cioè, di categoria superiore. Esatto, che hanno giocato un po' di più, ma stanno con noi non perché noi abbiamo fatto questo passaggio di una squadra un po' più seria o altro. Siete rimasti gli stessi. Stanno con noi perché magari per tanti motivi allora il calcio piace, la soluzione migliore che hanno trovato è stata quella di stare con noi. Noi sempre ci divertiamo. Sì, perché a volte dall'esterno uno vede il nome e quindi pensa, ecco, l'Atletico Giulianova adesso vuole vincere il campionato. Esatto. E quindi invece stai spiegando che è stata sono confluiti in maniera naturale per una serie di motivazioni anche personali, a volte di scelta di vita. Esatto. Di allentare un attimino gli impegni rispetto a categorie superiori. Quindi, Presidente, l'Atletico è rimasto lo stesso, con lo stesso spirito. Tommaso poi ce lo può confermare. Giustamente, l'unica cosa che è un po' è che siamo diventati nel frattempo tanti. Già eravate tanti, io mi ricordo, l'ultima volta un po' che... di più. Quanti ne siete, Rosa? Una trentina. Come si fa con chi non gioca, con chi... Questo è difficile. Questa è la cosa difficile. Però cerchiamo di farlo meglio. Chi è che gestisce? Meglio. Ecco qui, intanto la pagina Facebook, sempre molto ben gestita, ben curata. Siete molto attivi anche sui social. Come si fa? Chi è che va a parlare? Cerca di motivare, di convincere un po' anche sull'importanza di chi in questo momento non sta giocando? Diciamo quello, diciamo, un compito del mister, poi cerchiamo tutti quanti di dargli la mano. Però nessuno si sente fuori. Magari diciamo. Immagino che ragazzi che sono stati protagonisti nella cavalcata di terza, probabilmente sono partiti con meno spazio, magari. Però magari qualcun altro sta a fare la stagione, ancora si è allenato poco, così cioè, arriveranno anche loro tutti quanti. Anche perché se hanno vinto un campionato vuol dire che questo campionato è sicuramente alla loro portata, a voi. Sicuramente non avete problemi numerici. No, poi magari qualcuno, ecco, col fatto che siamo stati tanto fermi, qualcuno sta andando bene fisicamente, qualcuno ha degli acciacchi, tutto quanto. Essere tanti ci permette anche di stare un po' più tranquilli a livello numerico. Anche a divertirsi negli allenamenti, perché se si rimane in 10, 8, insomma, si fanno allenamenti scarni e poco divertenti. Invece così. Comunque anche nella stagione più fredda si farà sempre un buon allenamento. Allora Gianluca, introduciamo insomma la parte della goleadina. Io voglio ringraziare come al solito la rinnovata partnership con il ristorante Madre Natura, che è prossimo alla riapertura. Le attività hanno sofferto tantissimo, come anche le società calcistiche, ma le attività commerciali, i ristoranti, i negozi ancora di più in questa fase storica. Ma adesso sono pronte alla ripartenza, Madre Natura ormai quasi addirittura di riapertura, e ha rinnovato la nostra partnership, quindi ogni settimana metterà in palio una cena
Vedete, bellissimo posto, un posto che sta andando fortissimo, quindi non devo aggiungere nulla io. Non chi fa 8, mi chiedevano prima, non chi indovina tutte e 8 le partite, che è un'impresa più unica che rara, ma chi si avvicina di più a 8. Quindi se 300 persone fanno il pronostico, chi tra le 300 ha indovinato più risultati, quindi a volte basta 5, il 6. Poi in caso di pari merito poi faremo degli spareggi poi sui social e anche qui in trasmissione diremo come. Quindi partiamo con la prima goleadina dell'anno, queste sono le 8 partite un po' divise tra tutti i campionati dilettantisti, cioè abbiamo cercato di prendere quelle equilibrate, chiaramente non ci sono partite dall'esito scontato qui, però cerchiamo un po' quelle un po' più accattivanti. Prone Pezzano Varano e Sant'Omero Favale di prima categoria. Sim Ponte Romano Lions Villa Cortino Atletico Giulianova contro Guerra Campli e Santa Croce Paterno Tofo di seconda categoria. E in terza Nuova Toranese Adranus e Virtus Castelnuovo Cerchiara. Come facciamo solitamente, facciamo partire gli amici in studio che saranno i primi a cimentarsi in questa simpatica e fortunata ormai che riproponiamo rubrica. Prego Tommaso, voglio iniziare da te perché secondo me il Varano può vincere, va a fare il colpo. Sì, va a fare il colpo. Quindi due prove per quando Varano. Fa male, bella squadra, bella partita, questa non ti saprei dire sinceramente, diciamo X. Facciamo l'X. Si prendeva mano Lions Villa pure, è anche una partita difficile, facciamo X, speriamo noi. Ah, ce l'ho messa perché è anche una bella partita. Dicono che siete una squadra importante, andate a giocare una partita delicata in trasferta, quindi l'uno contro Guerra, quindi Cortino Atletico Giulianova 2-2, ok, senza scaramanzia, no, senza, dai. Ci dobbiamo riprendere. Contro Guerra Campli, contro Guerra Santa Croce, Nuova Toranese e Cerchiara. Quindi 1-1-2. Sì. Ok. Presidente. Allora, Nepezzano Varano, anche io dico 2. Sant'Omero Favale 2. Sim Ponte Romano Lions Villa. Tu che ci hai messo? Io ci ho messo l'X. Pure io. Vabbè, noi speriamo di vincere 2. Contro Guerra Campli 1. Santa Croce Paterno Tofo è difficile. X che va bene a tutti. Quando uno è indeciso, di solito va sull'X. Le ultime due. Nuova Toranese Andrus 1. Adranus 1, scusami. E il 2 è il Cerchiara. 2 è il Cerchiara a Castello. Gli altri non li conosco, il Cerchiara. Vabbè, Cerchiara è sempre ostico. Eh sì, Cerchiara soprattutto sempre nel suo campo, ma è squadra forte. Adesso Virtus Castelnuovo, so che adesso. Ripeto, non li conosco, quindi. Una squadra nuova, però immagino. La Adranus non conosco. La Adranus è una squadra forte, molto forte. Forte. Una squadra molto forte. Allora sì, dobbiamo cambiarla. Assolutamente. Allora forte. Cambio. L'avevo detto. No, No, la Toranese non sarà una partita semplice, però una squadra. No, perché loro in casa. Anche loro in casa sono. Esatto. Quindi una partitaccia per tutte e due. Vabbè, grazie per aver partecipato a questo primo pronostico della goleadina 2021-2022. Adesso penso domattina lo troverete in rete sui social, anche sulla pagina Super J, sulla pagina Teramo Dilettanti. Commentate e pronosticate a più non posso fino a sabato pomeriggio, adesso non so la prima partita quando si giocherà, sono validi tutti i pronostici. Abbiamo ancora 2-3 minuti per i saluti e un minuto, andiamoci a vedere il prossimo turno di seconda E, che abbiamo detto della partita del Giulianova a Cortino, ma vediamo un po' anche come se la dovranno vedere le avversarie dei giuliesi nel prossimo turno appunto di seconda E, con una squadra che riposa sempre, no? Sì, sì. Se non ricordo male, sono alcuni tornei che prevedono il riposo e altri no. Voi vi allenate martedì, giovedì e venerdì, quindi 3 volte a settimana. Oggi riposo.
Eccolo qui, ancora un istante, possiamo avere la grafica appunto del prossimo turno. Sabato, domenica, voi giocate sempre la domenica in casa? La domenica sì, sempre in casa la domenica. E fuori casa a volte dipende, da, insomma, dipende dalla squadra che vi ospiterà. Saluti, anche un messaggio per questa stagione, abbiamo già detto a livello di classifica, non vi ponete assolutamente alcun tipo di pressione, ci tenete a far bene, avete una buona squadra, abbiamo detto. Speriamo che la fortuna possa, la fortuna possa, è fondamentale, possa assistere, esatto. Ma quella gira nell'arco di, comunque non saranno tantissimissime le partite, perché saranno 24, saranno 24, però insomma non sono nemmeno poche. Quindi ecco, l'unica cosa che il presidente, ecco, io questa cosa qui la voglio, non so, di solito per questa stagione qui, una cosa che anche ai tuoi giocatori, al tuo staff, a tutti quanti, nel discorso magari inizio anno, quello che hai detto come base, quello che vorresti ottenere. Per me la prima cosa è lo sport, allenarci, cioè, allenarci tu, bene. Ti tieni soddisfatto a maggio prossimo se? Se portiamo a termine questo campionato rispettando quello che siamo, non in termini di punteggio ma in termini di comportamento. Se andiamo sul campo, ci impegniamo comunque per quello che è possibile, rispettare l'arbitro, comunque essere educati, perché poi durante la partita è difficile controllarsi, ma è un po' difficile per tutti. E andare d'accordo, se non litigare tra di noi, se noi arriviamo a maggio rispettando queste cose, l'obiettivo è raggiunto. Tommaso? Sì, io stessa cosa. Posi appieno, insomma, la filosofia del presidente. Esatto. E così dovrebbe essere. E poi magari sempre più gente. Poi se si fanno i risultati, meglio ancora. Quello però... di più, una ciliegina. Comunque, esatto. È inutile dire, fare risultati aiuta a portare entusiasmo, a essere felice, a continuare a fare bene. A divertirsi, è chiaro. Poi è magari normale. Quando non gioca Giulianova in casa, con ancora più gente che possa venire a vedervi, che già nella prima giornata era tantissima. L'impianto è bellissimo, si sta bene lì al Castrum, anche tanti sportivi che vogliono vedersi una bella partita di seconda. Abbiamo visto in maggio, la partita è stata bella, non sembrava una partita di seconda categoria, quindi lo consigliamo. Per questa prima puntata direi che abbiamo detto tutto. Ringrazio la regia curata da Gianluca Iezzoni. L'appuntamento con Goleada è per il mercoledì, il solito appuntamento del mercoledì alle ore 20. Stasera abbiamo parlato un po' di più di seconda categoria, le altre puntate a seconda degli ospiti toccheremo tutti i campionati prima, seconda e terza. Io ringrazio e saluto il presidente Edoardo Mastrilli, grazie, dirigente Tommaso Balducci, degli amici dell'Atletico Giulianova, augurandovi migliori fortune rispetto a quelle che non avete avuto nella prima giornata di campionato. Comunque va riconosciuto anche il merito degli avversari. L'abbiamo detto, no, okay. Insomma, hanno fatto una partita assolutamente di carattere, partita, di esperienza, ma mister Pierantozzi non è nuovo, perché veniva da una striscia importantissima prima della pausa per il Covid. Grazie ancora, buon campionato, buona stagione. E un abbraccio, buona serata a tutti gli amici che ci hanno seguito per questa prima puntata.